L'informazione è fondamentale. L'informazione fatta in maniera sbagliata, l'informazione di chi si va a cercare le notizie su Google, come diceva qualche collega, può indurre in errori, assolutamente. Quello che per noi è fondamentale è l'informazione che va fatta a livello medico e che ricade nella sfera del rapporto fra medico e paziente, nel rapporto fiduciale fra medico e paziente. È lì che si riesce a sviluppare la vera informazione. Il problema è questo: siamo in grado noi oggi di tranquillizzare col rapporto medico-paziente un genitore che è giustamente preoccupato perché raccoglie tante informazioni ed è preoccupato per la salute di suo figlio? Il dubbio forse è che non sempre siamo strutturati per rispondere a quest'area di dubbio. Diciamo, c'è dall'esperienza del Veneto, che ha scelto di rallentare la forza sull'obbligo vaccinale, però contemporaneamente ha fatto uno studio molto interessante su quello che riguarda i genitori che hanno un dubbio e che quindi vorrebbero non vaccinare il loro figlio. Da questo studio nasce che c'è un'area di persone che ha una serie di dubbi. Questa serie di dubbi però sono intanto risolvibili nel rapporto medico-paziente, nel rapporto fiduciale. Buona parte di questi vengono risolti solo aspettando che i genitori si convincano e solo allungando il periodo del calendario vaccinale. Cioè, diciamo che c'è un'area di mediazione che è contendibile. Ci sono dei genitori che per motivi di coscienza, per motivi informativi, ma sono una percentuale bassissima, non vogliono sottostare neanche all'obbligo. Ci sono una serie di genitori che aspettano solo una migliore e maggiore informazione. Riguardo alla scientificità, attenzione, perché anche noi oggi, secondo me, rischiamo, non essendo dei medici e non essendo degli esperti, di dire a volte un po' tutto il contrario di tutto. Noi come politici, cioè non esperti, dobbiamo dare un indirizzo. E l'indirizzo che mi sento di dare io, intanto, facciamo una distinzione seria fra vaccini obbligatori e vaccini raccomandati o non obbligatori, dopo lì si può concordare sul termine, perché anche oggi qui abbiamo fatto confusione. I vaccini obbligatori sono 4, fra l'altro nel nostro sistema regionale solitamente, non so perché, ne vengono proposti 6. Inoltre, genitori che hanno piacere di informarsi non sempre riescono ad ottenere l'informazione. Ad esempio, ottenere il bugiardino del vaccino mi è stato riferito in alcuni casi che non è sempre possibile, non è sempre semplice ottenere il bugiardino del vaccino, che vuol dire: io sono un genitore che mi voglio informare, voglio leggere cosa c'è scritto nel bugiardino. Io, che sono, i miei colleghi mi danno del pignolo, quando vado al supermercato leggo tutta l'etichetta dal primo ingrediente fino all'ultimo. Quando ci sono più di 4 ingredienti, poi di solito lo ripongo nello scaffale perché mi spavento. Però è corretto informarsi e leggersi il bugiardino. Non sempre ai genitori è concessa questa possibilità. Quindi vuol dire che dal punto di vista informativo sicuramente abbiamo delle pecche. Quindi, secondo me, l'impegno alla corretta informazione e a smontare quelle che sono leggende metropolitane, ma a prendere in considerazione però le giuste preoccupazioni, perché ci sono delle giuste preoccupazioni, è importante. L'altra cosa, riguardo alla pertosse, anche qui informiamoci: la pertosse non era eradicata, ci sono studi recenti che dicono che in parte è proprio il percorso vaccinale che forse ha creato alcuni ceppi resistenti o il fatto che la copertura vaccinale dura qualche anno, quindi gli adulti poi diventano magari portatori della pertosse. Ma anche qui non sono un tecnico, quindi io riporto un po' quello che leggo, ma anche qui io imparo a farci la tara. So che quello che leggo su internet o sulle riviste specializzate, so dove fare la tara e non fare la tara. Non sempre tutti hanno gli strumenti per sapere fare la tara, quindi l'importante è informare. Però io insisto, e questa è la nostra posizione, che l'atteggiamento coercitivo, l'atteggiamento terroristico anche dall'altra parte, perché ci sono due atteggiamenti terroristici, cioè l'atteggiamento terroristico che dice il vaccino è sicura causa di autismo, e questo è un atteggiamento terroristico perché non ci sono precise ricerche scientifiche che lo provano, magari possono esserci dei sospetti, però non ci sono prove e schiaccianti, e dall'altra parte l'atteggiamento terroristico di chi dice
se tu non vaccini tuo figlio io non ti faccio entrare a scuola. Dobbiamo trovare un compromesso perché i genitori devono essere convinti di fare questa scelta, non li possiamo costringere. Stessa cosa per i medici. I medici vanno formati ed informati, non vanno sanzionati e costretti. Se rientriamo in queste posizioni, riusciamo, secondo noi, ad ottenere quello che è importante, la copertura vaccinale, soprattutto per gli obbligatori. Se poi ci sono dei vaccini che vengono ritenuti importanti, ma ad oggi non sono obbligatori, allora bisognerà che il governo, che l'Istituto Nazionale di Sanità, dica che ci sono dei nuovi vaccini che devono diventare obbligatori. Ma ad oggi quei vaccini sono raccomandati e non obbligatori. Quindi non facciamo confusione fra cos'è obbligatorio e cos'è raccomandato. Sempre per la corretta informazione, ci sono delle informazioni scorrette che vanno smontate o dei dubbi che vanno smontati. Una delle leggende metropolitane è quella che ci sono gli interessi delle case farmaceutiche dietro. Bene, voi dite non è vero, benissimo, però questi dubbi vanno smontati. Quando succedono scandali come per l'epatite B, un ministro che ha preso una tangente, o altri casi come H1N1, in cui si insinua il sospetto, perché effettivamente ci sono stati dei problemi di tangenti e di non trasparenza, purtroppo questi insinuano il sospetto. Quindi l'altro aspetto importante è la trasparenza anche su quello che concerne i rapporti fra sanità, case farmaceutiche, appalti, eccetera. Grazie.